Spoil system vale a dire la pratica con cui un nuovo esecutivo politico-amministrativo rivede il sistema delle cariche, la titolarità di uffici pubblici e posizioni di diversa natura. A circa 7 mesi dall'insediamento, operazione al via anche per il sindaco Mario Lucini. In queste ore è stato pubblicato sul sito del comune l'avviso per la presentazione di candidature, il termine fissato per il 13 novembre. Con la scelta del rinnovo abbiamo voluto ridare apertura alle forze vive della città, dice Lucini. Vi appello quindi ai cittadini perché manifestino il loro interesse a collaborare inviando il proprio curriculum. Le nomine sono diverse, riguardano SPT, Comodepur, sia per il CDA che per il collegio sindacale, Univercomo, i palchettisti, le fondazioni Rusca, Castellini e Bonoli. All'attacco il capogruppo del PDL, Laura Bordoli. Evidentemente, dice, l'esecutivo ritiene che ovunque vi fossero consiglieri e collegio sindacale non qualificati, che non hanno operato bene. Ci sono persone, accusa, che hanno ricevuto il ben servito senza alcun confronto. Potremmo capire, dice Bordoli, se le società e le fondazioni fossero state mal gestite, ma stiamo parlando di realtà che escono inutile, che stanno portando avanti progetti importanti. Il capogruppo parla di un provvedimento umanamente non accettabile, avanza anche dubbi di legittimità circa gli organi sindacali. Se vogliamo dare una spiegazione di tutto questo, conclude, possiamo pensare che la nuova giunta vuole beneficiare a livello di immagine dei progetti in cantiere, oppure che tanti sostenitori di Lucini siano a caccia di seggiolini.